E bella Pips, bentornati. La seconda volta che registro sto video perché mi ero dimenticato di accendere il microfono e ho parlato come un pirla per un quarto d'ora da solo. Comunque, off stream, diciamo, tra virgolette, fuori dal video, ho recuperato tutti quanti gli artefatti. Poi nei commenti, se avete bisogno di una mano, fatemelo sapere. Se non trovate qualcosa, vi aiuto. Perché sarebbe venuto un video lunghissimo, è stato piuttosto tedioso trovare tutto quanto. Ho livellato gli artefatti che avevo messo su Ayashe. Abbiamo lo schioppo qui, il fucile, l'archibugio completamente migliorato, il coltellino, il broccio, anzi, un rapier, che va finito con gli scontri del cercatore, che è l'ultimo, mi pare ce n'è un ultimo, e il corpetto che ci ha dato uno scontro in più aggiuntivo, la sfida del mutaforma, che faremo subito. Quindi, ultime battute. Il finale già l'abbiamo visto nelle puntate scorse. Facciamo tutti quanti i combattimenti. Ce ne sono 1, 2, 3, 4 e 5 e poi abbiamo finito completamente il DLC. In più avete visto che il party è leggermente cambiato. Ho fatto un po' di modifiche, ho fatto anche un rogue, ne ho creati un pochino per provare. Per il momento andremo con ovviamente il passivo e con Alot, visto che avevamo parlato nei commenti di aggiungere un mago al gruppo per provare. Perché no? Mi sono detto perché no. Questi sono cattivissimi sicuramente. Come funziona? Che devo fare qua? Te pareva, pure le trappole ci stanno. Vaffanculo, sono pure partito intrappolato. Ma va a cagare. Vabbè. Quindi? Ah, bastava che pigiassi quel coso. Va bene. Andate tutti arrogantissimi su questo. Allora, loro fanno subito le loro evocazioni. Naturalmente. Lei farà le sue cosine. Un pochino di resistenze. Un pochino di cure. Ah, dobbiamo far fare roba ad Alot, che Alot è potentissimissimo. Tipo, per esempio, lo devo far sparire perché sta prendendo troppi schiaffi. speriamo di no. Allora, intelligenza artificiale per lui. Gliel'avevo messi. Ah, no, 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 aspetta un po'. Comportamento Araldo. Eccolo, questo qua, certo. Araldo. No. Araldo e Araldo. Salva, così almeno evoca i suoi pettini da solo. Quest'uomo deve cercare di fare un po' di danno. Lei deve fare i suoi bei CC. Ok, qui siamo messi un po' brutti, eh. Vediamo se riesco a combinarli di roccia, sti ragazzi. Tiriamo una bella cura away. Ce la facciamo? Sì, ce la facciamo, ce la facciamo. Come stanno combinati malissimo sti ragazzi. Però lui va fatto sparire per un attimo. Ok. Continuiamo a fare danni. Mamma mia, un milione di danni. Poi questo. Vai che vanno giù, vanno giù. Abbassa as useful as a bump on a pickle. E la curetta questa qua, vai, ci siamo, ci siamo. Cioè, sto ragazzo è tosto, eh. E questi caster pure sono piuttosto problematici, però adesso li leviamo dalla picture subito, subito. Madonna, tirano delle bombe leggendarie, ragazzi. Aiutissimo. E Vator Kadu. Vator Kadu, sì, è veramente tosto.
Però quando torna lui posso fregargli le magie, mi sa, ritirata altri 5 secondi. Tu vai qua, ah, non si può muovere questo. Il passivo lo mandiamo qua. Questo è proprio incastratissimo. Au. La ragazza sta mega morendo. Ma noi procediamo con una bella curetta di gruppo. Il ragazzo qui dovrebbe rubare le spell all'altro ragazzo. Che io ho rubato? Lo scudo protettivo magico che aumenta a me. Avrei preferito qualcos'altro, ma va bene, non c'è problema. No, qui ce ne stanno 4. Vediamo di shottare. Ma sto coso qua. Ok, non è pericoloso. Madonna, quante botte. Minchia, futile. L'ha distrutti. Quale futile? Oh. It's not futile. Mettiamogli pure un po' di danno. Ai ai ai, lei sta proprio morendo, eh. Facciamola sparire. Alot piano piano sta tirando giù i ragazzi qua. Au. Sta prendendo begli schiaffoni. È più complicato con tutti sti squiscettini, eh. È piuttosto complicato. Però una volta che va giù, amico Fritz, qua abbiamo fatto. Siamo golden, siamo golden. Ok, molto bene. Quanto manca a lei? 2 secondi per la ritirata. Ok, quasi è andato giusto, ragazzo. Converrebbe fare una bella distruzione, disintegrazione qua. Così lo mandiamo giù per benino. Bene. Tra l'altro questo che faceva? Fammi vedere un po'. Ah, distratto, precisione, ottimo. No. Spostati. Spost. Dai che è morto. Dai che è praticamente morto. Anche perché non abbiamo moltissime cure adesso. A parte per ovviamente il passivo che c'è in cura tutto il cucuzzaro. Bravissimi, bravissimi ragazzi. Bravissimi. Qual è quello più basso? Questo. Mazza, 93 gli ha fatto, mica male. Chissà se sono deboli al fuoco, no, infatti non gli faccio una sega col fuoco. Meglio. Nessuna penetrazione. Wow, l'abbiamo distrutti. Ok, bello, questo pure è andato al tappeto. Andiamo con questo. Non è neanche troppo male in realtà. Bene.
buff a tutti quanti. Tiriamo pure una bella curetta away, che non si sa mai. Eccola qua. Siamo a posto. A postino, a postino. Non c'è roba danno diretto, dannazione. Beh, quello è esploso. C'ho molte poche cose di danno diretto. Evochiamo il super arco qua. Boom. Poca penetrazione. Sono tosti sti ragazzi, eh. Reggono il giusto. Vai, vai, che abbiamo vinto. Avete visto il passivo come se la cura bene, eh? Olè! E anche questa è fatta. Dovrebbe aver livellato il corpetto di Ayash. Adesso vediamo l'ultima stat che ha preso. Abbiamo rimediato la miglior difesa. Questo scudo può essere usato come un'arma per infliggere danno da perforazione o impatto. Ok, ma posso metterlo nell'altra mano. Più 2 penetrazione, wow, più 25 danno, wow. 50 possibilità di... Ok, nauseato per 8 secondi, terrorizzato un nemico, wow. Non male. Non male, interessante. Voglio vedere se si può mettere nella mano sinistra. Abbiamo finito con la roba del cercatore completamente. Vediamo adesso gli altri scontri. Sa, mi sa che sarà al massimo un paio di puntate. Sarà una cosa abbastanza breve per finire tutti i combatti mezzo. Allora, abbiamo preso delle trappole prima. Non è morto nessuno, però le trappoline ci hanno stroncati. Quindi torniamo di qua. Nel mentre vediamo il suo corpetto. Preda la sfida. Ah no, questa, ok, no, era questo. Infliggi 500 danno con poteri. La parola chiave è brandello. Infliggi 1000 danno. Ok, vabbè, infliggiamo 1000 danno. Via, insomma. Ma mi sa che lo devo infliggere con la spada, tra l'altro. Vabbè, adesso usiamo la spada e via. Stiga, le levo la pistola. F5amo. Dicevo, F5amo. Le levo la pistola. Le levo la pistola. Tanto abbiamo il fucile alle brutte. Ah, vediamo quello scudo nuovo. Fammi un attimo capire. Ma se io lo metto qua. Ah, non si può, ovviamente. Ok. Ah, tra l'altro ho cambiato spada su ala. Scimitarra. Canora di Sasha, sempre lì a Belvedere di Perichi si prende. Invocazione, potenziare un'invocazione, restituisce 3 formule al cantore, buono come il pane, e più 2 velocità d'azione per ogni formula del cantore mantenuta, ottimo. Credo che questa sia probabilmente la migliore spada che c'è per il cantore. Poi, visto che comunque sia Modwyr, è diventata una spada gialla, visto che è stata liberata l'anima che c'era dentro alla spada. Per cui andiamo a fare il prossimo combattimento. As you like. Le cronache dell'Oxaurip. Ah, non avevo letto il testo della tomba di Vator Kadu. Rivivi la profanazione della tomba di Vator Kadu. Sebbene i ladri che si sono avventurati originariamente in questo mausoleo in cerca di tesori e ricchezze abbiano trovato solo morte e rovina, tu potresti riuscire laddove essi fallirono, nella ricostruzione del crogiolo di questa letale caccia al tesoro, finita male. L'Oxaurip folle caccia da solo, mentre i branchi più efficaci allevano i draghi fin dalla tenera età e addestrano i loro cugini rettili a difendere i maestri Xaurip con determinazione e sangue freddo.
Questa, a giudicare dall'1, non è che fossero proprio addestratori di draghi. Nell'1 esplodevano male dai draghi giù nella torre sotterranea, nel dungeon di Gaidnua, in Odnua. Questa battaglia rimembra i gruppi di caccia formati da Xaurip e draghi su quest'isola prima dell'arrivo degli Uana. Se la storia fosse andata diversamente, forse gli Xaurip sarebbero ancora padroni di quest'isola e il crogiolo non sarebbe mai stato costruito. Micchia, Xaurip liberi. Uana boia. Oh, un po' di cambio parti. Ho trovato Alot un pochino inconsistente in questo fight qua. Magari è solo questo nello specifico, non saprei. Però devo dire che suga un pochino. Suga un pochino perché gli manca. Gli manca quell'utility che ha il druido. Assolutamente. Druido for the win. Qua c'ha un range lei poi incredibile, veramente. Troppo troppo comodo. Ah, no, anzi a lei le farei fare questo. Le faccio evocare il suo amicicio. Dai, teniamola un attimo. Ah no, non ho tolto la pistola, ok. Evochiamo tutto quello che c'è, va, via via. Aia. Subito knockdown così, regalato. Free to knockdown proprio. Bello, bello, evochiamo la nostra roba qua. E lei si deve subito buffare questo. L'orsacchiotto sta già stirando, ovviamente, come è giusto che sia dopo 10 secondi. Buono, un sacco di danni stanno prendendo questi. Vediamo un po' se c'è qualcosa di basso. A parte l'orso che ovviamente è morto. Lei può fare una delle sue fantastiche tempeste. Che stunnano e tutto quanto, fantastico. Meglio i tempestoni questi qua. Una marea di danni facciamo piovere in testa a questi. Un milione di danni facciamo piovere in testa. Giochiamocela aggro pure qua, va. Guarda lì, cioè il druido è troppo OP, raga. Cioè non si deve spostare per fare sta spell, la fa da 9 km di distanza, mentre il mago ci deve andare a un millimetro. Un millimetro di distanza, veramente. Ignobile. E stanno già tutti sfondati adesso questi, eh. Quindi vedete un po'. Facciamo pure questo. Tra l'altro questo quanti danni faceva? 12, per 54 secondi. Nauseato, precisione, buono, buono. Sono danni in più. Campo di fiori, poca roba. E stiamo a far macello a sti ragazzi. E non ho dovuto ancora usare una singola cura, il che è molto buono, però cominciamo a tirarla, che non si sa mai. Poi bombardiamo questi qua. Lei faccia pure questo. Au. Ai ai ai. Tiriamo una curetta volante, va. Ci sta una curettina volante. Rimettiamo la protezione, che mi pare sia finita, sì. Golden. Ah, tra l'altro, quei danni che mi chiede di fare. Ah, valgono anche con la pistola, vabbè, ottimo. Sciallissimo. Ah, lei può fare il suo simpatico away, tra l'altro. Glieli facciamo fare tutti. Ah, è vero, finito.
ha finito il coso per via della sua maledetta passiva. Ah, posso anche... abilità disattivate, dicevo, posso anche charmare i draghi, tra l'altro, che è una cosa che farò da qui a poco. In breve lo farò. Questi cazzi dei draghi maledetti, li posso charmare per favore? Gioco, mi fai farmare. Lì andiamo con le res, quelle grosse, le res magiche grosse. Poi facciamo questo. Allora, mettiamo il salva la vita Beghelli qua. Ma non, a volte non capisco, rimane tutta piegata all'indietro. Strano, però sembra che stia operando. Cazzarola, mi stanno impaurendo i boys un po' troppo spesso. Vai, vai con lo charm. Strano che lei non sta venendo curata da... dalla sua... vabbè, che stranezza. Pure i blossomini qua li vedo. Vabbè, facciamo così. Riusiamolo. Vai, vai, si baffa il mondo qua. Si baffa il mondo. Tiriamo una bella cura OE. E poi ci rinnoviamo le spells. Lei che deve fare? Ribaffa le resistenze a tutti, anche perché sono finite. Sì. Resta a tutti. Fai anche questo, così almeno dai una curatina a tutti quanti. Oh. Oh. Flopperone, vabbè. Non la va a arrestare lui. Res bombissima quello del paladino. Stupendo. What? Fai questo. Fai questo tu. C'avevamo qualcosa contro la paura, no? Io sbaglio. C'era qualcosa in game contro il terrore. Vai, mamma mia, ho charmato tutti i draghi? Sì, vabbè, easy. Adesso spacchiamo tutto qua. Easy peasy. Ah, lei però così cura, vabbè, stica, poi li seguiamo con calma i draghi. Allora, visto che ci sono 1000 cadaveri, cominciamo a fare questo. Evochiamo l'orsettino. Lei c'ha ancora un bel po' di roba. No! M'hanno ruttato l'orsetto. Fuck. Qua ci voleva paleggina, la paladina con le botte. Quelle che levano... levano charm, paura e tutte queste cose qua. No, mi sa, però sulla paura non funziona. Ne ha fatto un altro. L'altra volta aveva evocato un orso. Pensavo fosse solo quello. Invece ogni volta è diverso. Figata. Bellissimo. Mamma mia, devastalo. Devastateli sti cosi. Abbiamo vinto. Ebbene, ebbene. Guarda lì che finisce il leoncino. Boom boom boom. Bello sconto pure questo. Molto molto bello.
E dai, su, sono morti questi, uccidete. Uccidete, bless. Ma non lo colpiscono perché è dietro al muro, forse. Beh, è morto sto drago. E c'è uno schermagliatore Saurip per terra che procediamo a distruggere. E abbiamo vinto anche qua. Yeah. E abbiamo droppato l'artiglio di drago, una sciabola ad una mano. Con più 10 precisione contro le bestie, 10 danno contro le bestie, incantazione. Questa mi ha livellato la zucchina, tutte le migliorie, la zucchina del cercatore. Comando del drago, conferisce comando del drago, evoca un potente drago, ovviamente. Che drago però? Questo sarebbe interessante da vedere. 20% di possibilità quando si effettua un critico di evocare 3 viverne per 8 secondi. Questo su una build full critico anche potrebbe essere interessante. Poi ci facciamo un giretto su questa spada. Vediamo di fare una build magari full critico e spammiamo draghetti all'infinito. Chain spammiamo le viverne. Bisogna vedere se fai più critici durante quegli 8 secondi, se spona 6, 9 viverne, eccetera, oppure se quelle vengono sostituite. Però deve essere bella coatta come cosa. Allora, ci abbiamo un PG ferito, quindi andiamo a curarci velocemente. Termina dialogo. Ok. E andiamo a fare il prossimo combattimento. Ok, vediamo un pochino questi ultimi combattimenti. Io andrei con la prova del mutaforma. L'incarnazione di Alawen dalle molteplici facce, conosciuta come mutaforma, ha lanciato una sfida al portatore della reliquia che porta il nome di armatura del mutaforma. Stiamo parlando di te. Difendi il tuo onore e il tuo titolo contro questo potente avatar del signore della caccia. Lo facciamo così, livelliamo l'armatura del mutaforma definitivamente. Bene. Deve essere un super fight questo. Minchiaz. Visto così sembra solo una persona. Vediamo piano piano. No, no, ruptatelo, fate qualcosa. Interrompetegli la roba. Lui tra l'altro ce l'aveva, sì, il comportamento dell'araldo. Che cazzo, non c'ho niente per buttarlo per terra se non c'ho il warrior. Dannazione. Lo posso provare a buttare per terra al volo con questo. Never mind, too late. Beh, per il momento sta andando giù abbastanza transollo il ragazzo. Ah, vedi come si trasforma. Ma se la prima vita basta, cioè se muore così, rimango un po' insoddisfatto. Ma
Wow. È esploso. Wow. Ah, ecco.